Noi di Job Italia pensiamo al tuo futuro tutti i giorni. Cercavo collaboratori per la mia azienda e mi sono affidato a Job Italia, un partner affidabile. Con Job Italia ho trovato il mio posto di lavoro. Fidati di noi. Fabio Cuomo, il Cattolica batte la Sampierana per 2-1, diciamo che un epilogo migliore non potevamo aspettare. Se. Beh sì, sicuramente diciamo che voglio iniziare da finalmente che hanno aperto le porte al campo, allo stadio, e i cattolichini sono potuti entrare a casa loro e finalmente si è visto, no, l'ambiente che era in festa sia per il ritorno degli ultras, dei tifosi, e anche la gente in tribuna che ne è sempre tanta a seguirci, e quindi diciamo che siamo super felici di averli accontentati con il risultato, una bella prestazione, sapevamo di affrontare una squadra forte ma ci abbiamo messo tutto e ce l'abbiamo fatta. Sì, la Sampierana, diamo atto anche alla prestazione dell'avversario, no? Che nei primi 10 minuti o 15 anche aveva messo in difficoltà il Cattolica, soprattutto con i due quinti in ampiezza vi metteva abbastanza difficoltà, poi comunque siete stati bravi invece anche nel momento di difficoltà non uscire dalla partita. Beh sì, sicuramente le partite importanti si preparano in settimana, no? E il mister l'ha preparata così, abbiamo un po' aspettato perché sapevamo che loro hanno questo palleggio, no? Fare il palleggio sono bravi, penso che si è visto, con palla avanti, palla dietro e come hai detto te uscivano sugli esterni. Ovviamente il mister in settimana aveva già provato di passare a 4 centrocampo perché comunque per andare a dar fastidio agli esterni in ampiezza, e dopo 20 minuti neanche abbiamo visto che soffrivamo un po' la palla in verticale, il mister è passato 4-4-2 e ci siamo messi diciamo un po' a schermo, anche se loro erano a 3 sugli esterni, e nelle ripartenze nei semi micidiali si è visto che abbiamo fatti male, tanto magari loro hanno avuto più possesso, più gioco, più pallino del gioco, ma noi quando ripartiamo facciamo male. Sì, e Fabio, sul campo questa è una vittoria che vale 3 punti, invece a livello di testa quanto può valere questa vittoria a seguito dei risultati poi delle ultime 2 settimane che così hanno ribilanciato un campionato in maniera clamorosa? Beh, diciamo che se non sbaglio le ultime 5 partite 4 vittorie un pareggio mi sembra, quindi diciamo che il momento positivo c'è da un po' prima. Ovviamente gli acquisti, come già l'ho detto anche in passato, hanno portato esperienza, hanno portato entusiasmo, ragazzi come Celato, Paso, che non sto qua a citare tutti, e quindi c'è l'entusiasmo è alto. Dopo ovviamente vincere col San Piero, avete visto la festa che si è fatto dopo, quindi l'entusiasmo andrà ancora più in alto di 1000 punti, e sicuramente affronteremo la prossima per vincere ancora, che sarà dura, a Bacchia, e niente, pensiamo di andare avanti partita dopo partita e pensiamo a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. In chiusura una menzione alla curva, i tifosi oggi hanno di nuovo ricolorato lo stadio, il calore era tangibile, che quello vi ha aiutato per questo risultato? I tifosi sono straordinari, cioè, diciamo che comunque giocare in promozione, io l'ho visto anche l'anno scorso in eccellenza, non ci sono piazze così, in queste categorie è quasi impossibile, no, trovare delle piazze così, e si è visto alla fine sia la coreografia che hanno fatto all'inizio, sia i festeggiamenti alla fine per la vittoria, e Cattolica è una piazza spettacolare, loro meritano tanto e noi speriamo di dargli il più possibile.